Osimhen fa ancora discutere i tifosi del Napoli. Dopo il suo rocambolesco addio, una nuova rivelazione riapre il caso e rinfocola le polemiche. Un matrimonio finito male, molto peggio del previsto, quello tra Osimhen e il Napoli. Dopo una telenovela di mercato durata praticamente un anno, con la concreta e clamorosa possibilità di lasciare l'Italia per l'Arabia Saudita, il nigeriano ha invece preso la via di Istanbul. Adesso però spunta fuori un altro pezzetto della verità sul suo addio, che non mancherà di generare domande e anche polemiche, soprattutto in quel di Napoli. Grande protagonista dello scudetto del 2023, Osimhen è poi entrato in rotta con De Laurentiis. Sembrava destinato a lasciare Napoli già l'estate successiva al trionfo dei ragazzi di Spalletti, invece il presidente è riuscito a convincerlo a rinnovare. Uno stipendio monstre, con la promessa di ridiscutere una remunerativa cessione l'estate successiva. Ma nei mesi scorsi le cose non sono andate come volevano né il giocatore né la società. Osimhen alla fine è andato al Galatasaray, ma solo in prestito, con la possibilità di rinnovare con il Napoli fino al 2027. Un modo con cui De Laurentiis ha deciso di cautelarsi, mandando altrove il giocatore scontento, alleggerendo il monte ingaggi partenopeo, e assicurandosi un futuro ricco guadagno dalla sua cessione. Ma i rapporti tra le parti sono ormai irrecuperabili, e in parte questo è anche dovuto al fallimento del trasferimento dell'attaccante prima al Chelsea e poi in Arabia Saudita. La rivelazione dell'amico di Osimhen, la verità sul passaggio al Chelsea, l'affare è saltato per piccole cose, a dirlo è stato John Obi Mikel, leggenda del calcio nigeriano, ex giocatore dei Blues e amico personale di Victor Osimhen. Durante l'ultima puntata del suo podcast, Mikel ha parlato del caso di mercato del giocatore del Napoli e del perché non è infine approdato a Stamford Bridge. Secondo quanto rivelato, non è vero che la punta non volesse il Chelsea, bensì l'esatto opposto. A far saltare la trattativa sono stati altri problemi. Nemmeno De Laurentiis ci avrebbe messo lo zampino, per la verità. La versione dell'ex centrocampista nigeriano è che l'affare con il Chelsea sia saltato a causa di dettagli che non potevano essere completati in tempo per la chiusura del mercato. La trattativa però era a buon punto, eravamo molto vicini, a pochi istanti dal chiudere ha specificato Mikel. A suo dire, i discorsi potrebbero quindi riprendere da lì, con la possibilità di vedere davvero, l'estate prossima, Osimhen firmare con i Blues.